Il programma è presentato da attiva corte, protetta da illustri personaggi, è scrittrice di grande creatività. Christine de Pizan, 1365 circa, 1430 circa, è tra le figure più interessanti e significative del panorama letterario francese tra XIV e XV secolo. La sua produzione, che nasce in un'epoca di grandi mutamenti, spazia dalle composizioni poetiche alle opere allegoriche, morali e politiche. Dal confronto con un'eredità intellettuale fondamentalmente maschile emerge in tutta la scrittura di Christine de Pizan una nuova forma di identità artistica tesa a stabilire l'autorità femminile attraverso la riscrittura della tradizione. Questo tratto fa di lei la prima scrittrice di professione, soggetto femminile e autonomo, che attinge autorità dalla propria storia personale ed esperienza. La città delle dame, scritto in pochi mesi nell'inverno tra il 1404 e il 1405, è l'espressione più matura e completa di questa posizione. L'autrice trae la propria autorità da quella di tre figure allegoriche: ragione, rettitudine e giustizia, che le appaiono in un momento di grave tristezza generata dalla lettura di un libro misogino, Le Lamentazioni di Matteolo, opera latina del XIII secolo. Tradotta in francese da Jean Lefebvre nel 1370. La costruzione della città che ne consegue è decostruzione della tradizione maschile e ricostruzione intellettuale attraverso la scrittura femminile e uno sguardo differente sul mondo. L'atto della scrittura del libro è assimilato alla fondazione di una città e la metafora architettonica è continua. Le tre dame forniranno a Christine un materiale più resistente del marmo e l'aiuteranno a costruire la città. Quindi noi andremo a scoprire insieme, a leggere insieme questo libro di Christine de Pizan, La città delle dame, perché ognuno di noi lo dovrebbe conoscere, ma perché lo sentirete tra poco. Vi aspetto, non mancate. Dove l'unico accessorio per noi importante è il vostro sorriso. Abiti da cerimonia, i nostri fantastici party dress con glitter, tulle, le nostre
nastre, pellicette, mantelline e coprispalle, giacchettini neocopelle, tantissimi modelli di abitini, cardigan, cappotti a partire dalle piccole taglie fino alle curvy, le nostre amate curvy. Per le nostre sportive, tute, maxi felpe e per le freddolose tantissimi abitini in maglia. Quindi da noi potrai trovare tutti gli abiti per ogni occasione. I Love Abitini lo trovi a Ponte San Giovanni in via Manzoni 127 e mi raccomando, seguiteci anche nei social Facebook e Instagram sempre cercando I Love Abitini. Vorresti un posto unico per i tuoi trattamenti corpo? Professionali ed unici? Benvenuta dove si avverano i desideri. Abbi cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui vivere, diceva Jim Rohn, e noi ce ne prenderemo cura. Con prodotti performanti, tecnologie mirate e manualità per ottenere un trattamento corpo combinato su misura per te. Raccontano molto delle persone e spesso la loro bellezza dipende dal proprio stato di benessere. Noi crediamo che il nostro corpo sia il bene più prezioso, che va curato e rispettato. Per questo abbiamo scelto la natura come il nostro fedele alleato. Naturalmente ha trasformato in prodotti di altissima qualità tutti gli ingredienti che la natura ci offre, dagli oli vegetali, gli oli essenziali, gomme e cere, fiori, piante e radici. Tutti i nostri trattamenti sono altamente tollerabili e anallergici, privi di petrolati e parabeni e soprattutto rigenerano la naturale struttura del capello. Siamo specializzati nella ricostruzione profonda del capello e nella rigenerazione delle anomalie cutanee. Seguiamo i clienti nelle migliori soluzioni con consulenza e programmi personalizzati anche online. Tutti i prodotti naturalmente sono realizzati con packaging ecosostenibili e riciclabili. Ciascuno di voi può acquistare i prodotti direttamente nel nostro salone o seguendo la pagina Marta Taglioni Spa per Capelli. Io sono Marta Taglioni e questa è la vostra Spa per Capelli. Natura e scienza, le migliori soluzioni della vostra bellezza. Sai che esiste in centro a Perugia un posto dove la ceretta si trasforma in una coccola? Benvenuta! Qui benessere ed estetica si fondono. Sentirsi in ordine e curata diventa non più un appuntamento temuto, ma il tuo appuntamento di piacere. In totale relax troverai i migliori prodotti sul mercato per i servizi di estetica base, mani, piedi e depilazione trasformati in rituale benessere. Il tuo appuntamento mensile sarà un piacere. Thank you.
Christine de Pizan, La città delle dame. Qui comincia il libro della città delle dame. Il primo capitolo parla di come e con quale proposito questo libro fu scritto. Un giorno, mentre ero seduta nella mia stanza, come sempre concentrata nello studio delle lettere, attività consueta della mia vita, e con intorno a me numerosi volumi di differenti materie, a quell'ora ormai stanca per aver studiato a lungo il difficile pensiero di diversi autori, distolsi lo sguardo dal mio libro, pensando per una volta di tralasciare le questioni sottili per dilettarmi nella lettura di qualche poesia. Con questa intenzione cercavo intorno a me qualche opera breve e per caso mi capitò tra le mani uno strano libro che non era mio, lasciato lì da qualcuno con altri volumi come in prestito. Cominciai a sfogliarlo e vidi dall'intestazione che parlava di un tale Matteolo. Allora sorrisi. Pur non avendolo mai visto prima, avevo spesso sentito dire che tra gli altri libri questo parlava bene delle donne e pensai che poteva divertirmi leggerlo. Ma non lo guardai a lungo. Mia madre mi venne a chiamare per la cena, che era già l'ora. Quindi abbandonai la lettura proponendomi di riprenderla l'indomani. Il mattino seguente, di nuovo seduta nel mio studio, come al solito, non dimenticai il proposito di dare un'occhiata al libro di Matteolo. Dunque cominciai a leggere e andai avanti per un po'. Ma poiché il soggetto trattato poteva risultare gradevole solo ai maldicenti e non dava alcun contributo al perfezionamento morale e alla virtù, è considerata anche la disonestà del linguaggio e dei temi trattati, lo sfogliai qua e là fino alla fine. Poi lo lasciai perdere per studi più elevati e di più grande utilità. Ma l'aver visto quel libro, per quanto assolutamente non autorevole, suscitò in me una riflessione che mi turbò profondamente sui motivi e le cause per cui tanti uomini diversi tra loro per condizione, i chierici come gli altri, erano stati ed erano ancora così propensi a dire, a scrivere nei loro trattati tante diavolerie e maldicenze sulle donne e la loro condizione. E non solo uno o due, come questo Matteolo, che non gode di buona reputazione e che parla in maniera truffaldina, ma più in generale in ogni trattato, filosofi e poeti, predicatori, e la lista sarebbe lunga, sembrano tutti parlare con la stessa bocca, tutti d'accordo nella medesima conclusione che il comportamento delle donne è incline a ogni tipo di vizio. Profondamente assorta in ciò io, che sono nata donna, prese a esaminare me stessa e la mia condotta e allo stesso modo pensavo alle altre donne che avevo frequentato, tanto le numerose principesse e le grandame, come le donne di media e bassa condizione, che avevano voluto graziosamente confidarmi le loro vicende personali e i loro intimi pensieri. Volevo capire in coscienza e in modo imparziale se poteva essere vero ciò che tanti uomini illustri, gli uni come gli altri, testimoniavano. Ma nonostante quello di cui potevo essere a conoscenza, e per quanto a lungo e profondamente esaminassi la questione, non riuscivo a riconoscere né ad ammettere il fondamento di questi giudizi contro la natura e il comportamento femminile. Continuai tuttavia a pensare male delle donne. Ritenevo che sarebbe stato troppo grave che uomini così famosi,
tanti importanti intellettuali di così grande intelligenza, così sapienti in tutto, come sembra che fossero quelli, avessero scritto delle menzogne e in tanti libri che stentavo a trovare un'opera morale indipendentemente dall'autore, senza incappare prima di terminare la lettura in qualche capitolo o chiosa di biasimo alle donne. Questa unica e semplice ragione mi faceva concludere che, benché il mio intelletto nella sua semplicità e ignoranza non sapesse riconoscere i grandi difetti miei come delle altre donne, doveva essere veramente così. Era in questo modo che mi affidavo più ai giudizi altrui che a ciò che io sentivo e sapevo. Rimasi immersa in questi pensieri così a lungo e tanto profondamente da sembrare caduta in catalessi, e mi venivano in mente un gran numero di autori che riesaminavo uno dopo l'altro come lo scroscio di una fontana assordante. Alla fine decisi che Dio aveva fatto una cosa ben vile quando creò la donna, meravigliandomi che un artigiano così degno avesse realizzato un'opera tanto abominevole, ricettacolo secondo l'opinione di quegli autori, di tutti i mali e di tutti i vizi. Riflettendo così mi prese una grande tristezza e dispiacere. Disprezzavo me stessa e tutto il sesso femminile come un mostro generato dalla natura. E mi lamentavo così. Ah Dio, come può essere? Come posso dubitare, senza cadere in fallo, che la tua infinita saggezza e perfetta bontà abbia generato qualcosa che non sia buono? Non hai creato tu stesso la donna nei minimi particolari, dandole tutte quelle inclinazioni che tu stesso desideravi avesse? E com'è possibile che tu ti sia sbagliato? E nonostante ciò, ecco tante e gravi accuse elaborate, stabilite e mosse contro le donne. Non riesco a capire questa avversione. E se è vero, mio Dio, che nel sesso femminile abbondano così tanti vizi, come molti affermano, e tu stesso dici che le testimonianze di molti garantiscono la verità, perché non dovrei pensare che sia tutto vero? Ahimè, mio Dio, perché non mi hai fatta nascere maschio affinché le mie virtù fossero tutte al tuo servizio, così da non sbagliarmi in nulla ed essere perfetta in tutto, come gli uomini dicono di essere? Ma poiché la tua magnanimità non si è estesa così tanto verso di me, perdona i miei difetti nel servirti, oh Signore, e degnati di accettarli, poiché il servitore che meno riceve dal suo Signore, meno è obbligato a servirlo. Con queste parole e altre ancora mi rivolgevo tristemente a Dio, lamentandomi nella mia follia di disperavo del fatto che Dio mi avesse messa al mondo in un corpo di donna. Qui Cristina racconta di come le apparvero tre dame e di come quella che era davanti le parlò per prima e la consolò. Immersa in quei dolenti pensieri, a capo chino per la vergogna, gli occhi pieni di lacrime, stavo appoggiata con la guancia sulla mano ad un bracciolo del mio scranno, quando improvvisamente vidi un fascio di luce sul mio grembo come un raggio di sole. E io, che stavo in una stanza in penombra, dove a quell'ora non poteva entrare la luce del sole, trasalì. Come se mi fossi svegliata di colpo, alzai la testa per guardare da dove provenisse quel chiarore
e vidi in piedi davanti a me tre dame incoronate, dal portamento maestoso. Lo splendore dei loro visi radiosi illuminava me e tutta la stanza. Inutile chiedersi quanto fossi meravigliata, anche perché le dame erano entrate nonostante le porte chiuse. Temendo che fosse una visione tentatrice, mi feci il segno della croce, piena di paura. Allora la prima delle tre dame sorrise e cominciò a parlarmi così, sentite: figliola cara, non spaventarti, non siamo venute per agire contro di te o farti del male, ma per consolarti, prese da compassione per il tuo turbamento. Vorremmo toglierti dall'ignoranza che ti acceca tanto da farti dimenticare ciò che conosci con certezza, per credere a qualcosa che sai, vedi e conosci solo per le numerose opinioni altrui. Assomiglia a quel sciocco di cui si racconta che, dormendo in un mulino, fu vestito con abiti femminili e al risveglio quelli che si prendevano a gioco di lui gli dissero che era una donna. Così egli credette più alla falsità delle loro parole che alla certezza della propria identità. Mia cara, che ne è stato della tua intelligenza? Hai dunque dimenticato che l'oro fino si tempra nella fornace e che non si altera né cambia le sue caratteristiche, anzi, più lo si lavora, più si affina. Non sai che sono le cose migliori ad essere quelle più dibattute e più discusse? Se consideri la questione delle più alte forme della realtà, che sono le idee e la loro sostanza celestiale, pensa come i più grandi filosofi che tu ascolti contro il tuo stesso sesso non siano riusciti a distinguere il falso dal vero, contraddicendosi e criticandosi l'un l'altro, come tu stessa hai notato nella Metafisica, in cui Aristotele riprende, criticandole, le opinioni di Platone e di altri. E guarda ancora a Sant'Agostino. Se Sant'Agostino e gli altri dottori della Chiesa non hanno criticato allo stesso modo Aristotele, in certi passaggi, pur essendo egli considerato il principe dei filosofi, per la perfezione raggiunta nella filosofia naturale e morale. Sembra che tu pensi che tutto quello che viene detto dai filosofi sia degno di fede e che essi non possano sbagliare. E dei poeti di cui parli, non sai che essi hanno raccontato molte cose in maniera immaginaria e che spesso vogliono esprimere il contrario di ciò che scrivono? Si può applicare loro la regola grammaticale dell'antifrasi che indica: come sai, il procedimento secondo il quale si definisce qualcosa come cattivo per lasciare intendere che è buono e viceversa. Ti consiglio dunque di volgere a tuo vantaggio i loro scritti, interpretandoli in questo modo. Quale che fosse il loro intento, là dove essi biasimano le donne, e può darsi che Matteolo nel suo libro avesse questa intenzione, perché vi sono molte cose che, prese alla lettera, sarebbero pura eresia. E per l'attacco contro il matrimonio, condizione santa, degna e stabilita da Dio, da parte non solo di Matteolo, ma anche di altri come del Roman de la Rose, che gode di grande credito a causa dell'autorità di chi l'ha scritto, l'esperienza dimostra che la verità è tutto il contrario del male, che dicono essere in questa condizione per la gran colpa e responsabilità delle donne. Infatti, dove ci fu mai un marito disposto a tollerare una tale
autorità della moglie su di lui, da permetterle di rivolgergli tante villanie e ingiurie, come queste affermano provenire dalle donne? Credo che, per quanto tu ne abbia potuto leggere, non l'avrai mai visto con i tuoi occhi. Queste sono vere e proprie menzogne. Così ti dico, per concludere, cara amica, che è la tua ingenuità ad averti condotta a questa opinione. Ora torna in te, recupera il tuo buonsenso e non turbarti più in simili sciocchezze. Sappi che ogni maldicenza sulle donne ricade su chi la fa e non sulle donne stesse. Qui Cristina racconta come la dama che aveva parlato le spiegò chi era, la sua natura, i suoi compiti, annunciandole poi che avrebbe costruito una città con l'aiuto di loro tre dame. Così mi parlò la gran dama, alla cui presenza non so quale dei miei sensi fosse il più sollecitato, se l'udito nell'ascoltare il suo nobile discorso o la vista al rimirarne la grande bellezza, gli abiti, la distinzione del portamento e la nobiltà dell'espressione. Lo stesso provavo nei confronti delle altre, così non sapevo quale guardare, perché le tre dame si assomigliavano così tanto che appena riuscivo a distinguere una dall'altra, a parte l'ultima che certo non inferiore alle altre per autorità, aveva un'espressione così fiera in volto che non si poteva aver l'ardire di guardarla negli occhi senza temere di essere colpevole in qualcosa, tanto sembrava minacciare i malfattori. Ma ne stavo rispettosamente in piedi davanti a loro, guardandole in silenzio, così affascinata da non riuscire a parlare. Provavo in cuor mio un grande senso di ammirazione e mi domandavo chi potevano essere. Avrei chiesto molto volentieri, se solo avessi osato, i loro nomi, le condizioni di ognuna e qual era il significato dei diversi scettri che ciascuna di loro aveva nella mano destra, tutti di gran valore, e il motivo della loro visita. Siccome mi ritenevo indegna di rivolgere delle domande a tali grandame, come esse mi sembravano, non osai nulla, anzi continuai a guardarle, mezza spaventata e mezza rassicurata dalle parole che avevo ascoltato e che mi avevano distolta dai miei pensieri di prima. Ma la saggia dama che mi aveva parlato e che leggeva nei miei pensieri, come chi riesce a vedere in tutte le cose, rispose alla mia riflessione così: mia cara, sappi che la provvidenza di Dio, che non lascia nulla al caso, ha stabilito che noi, malgrado la nostra natura divina, dimoriamo in questo basso mondo al fine di mettere ordine e mantenere equamente quelle leggi stabilite da noi stesse nei nostri diversi doveri, secondo la volontà di Dio da cui siamo nate e di cui siamo figlie. Il mio compito è quello di redimere gli uomini e le donne quando hanno intrapreso un cammino errato e ricondurli sulla retta via. E quando sbagliano, se hanno la capacità di riconoscermi, vado da loro in segreto e li ammonisco, mostrando i loro errori, in cosa sbagliano e quali sono le cause. Poi insegno loro come fare il bene e come rifuggire dal male. E poiché il mio compito è mostrare con chiarezza ogni uomo e ogni donna in coscienza e nei fatti le virtù e le colpe, mi
vedi portare come uno scettro questo specchio risplendente che tengo nella mano destra. Sappi in verità che chiunque vi si guardi può conoscere il proprio essere fino in fondo. Oh, il mio specchio ha una tale virtù che non a caso è incorniciato da ricche pietre preziose, come vedi. Grazie a esso si possono conoscere l'essenza, la qualità, le proporzioni e le misure di tutte le cose. E niente può essere ben fatto senza di lui. E poiché desideri conoscere allo stesso modo i compiti delle mie sorelle che sono qui, ognuna racconterà di sé e delle proprie qualità, così la nostra testimonianza ti risulterà più chiara. Io stessa ti spiego subito il motivo della nostra venuta. Ti comunico che la nostra apparizione qui non è casuale, perché non facciamo nulla senza una buona ragione. Non siamo solite andare ovunque e farci conoscere da chi che sia, ma tu, grazie al grande amore che hai per la ricerca della verità, che persegui con lo studio continuo e per il quale sei venuta qui in solitudine, lontana dal mondo, ti sei resa degna di una nostra visita, come una cara amica, e di essere consolata dal turbamento e dalla tristezza, per illuminarti su ciò che amareggia e turba il tuo animo, rendendo cupi i tuoi pensieri. C'è un'altra ragione più importante e speciale per cui siamo venute, che capirai dalle nostre parole: per cacciare dal mondo questo errore in cui tu eri caduta, affinché le dame e le donne di merito possano avere d'ora in avanti un luogo dove potersi rifugiare e difendere contro così tanti assalitori. Le dame sono state abbandonate per molto tempo allo scoperto come un campo senza siepe, senza trovare nessun campione che le difendesse adeguatamente. Questo nonostante il fatto che, secondo giustizia, gli uomini nobili dovrebbero prendere le loro difese, ma per negligenza o indifferenza essi hanno tollerato che venissero maltrattate. Non c'è dunque da meravigliarsi se i loro invidiosi nemici e l'oltraggio dei villani che le hanno assalite con tanti dardi hanno avuto la meglio in una guerra senza difesa alcuna. Dove la città, anche molto forte, che non cadrebbe se rimanesse senza difesa, è la causa più ingiusta, che non sarebbe vinta in contumacia da chi la muovesse senza trovare opposizione. E le semplici nobili dame, seguendo l'esempio della pazienza predicata da Dio, hanno sopportato amabilmente le grandi ingiurie loro rivolte. Ingiustamente e con pregiudizio, sia con le parole che con gli scritti, da quegli uomini che si appellano a Dio per provare che le loro ragioni sono giuste. Ma è venuto il tempo che la loro giusta causa sia tolta dalle mani del Faraone, e per questa ragione noi tre dame che vedi qui, mosse dalla pietà, siamo venute da te per annunciarti la realizzazione di un edificio particolare, costruito come una cittadella fortificata, con buone fondamenta, che tu sei scelta e predestinata a costruire con il nostro consiglio e aiuto, e nella quale abiteranno tutte le dame nobili e le donne degne di lode, poiché le mura della nostra città saranno chiuse a tutte quelle prive di virtù. Quindi la città delle dame, se volete conoscere il seguito, continuerà dopo la pubblicità. Seguiteci attentamente, vi aspetto.
scoprire il mondo degli abiti, dove l'unico accessorio per noi importante è il vostro sorriso. Questi sono alcuni modelli dei nostri cardigan e i nostri fantastici cappottini. In più, per le nostre damigelle abbiamo tantissimi modelli che troverete nel nostro vecchio punto vendita, che chiameremo Damigelle by I Love Abitini. Queste sono alcune delle nostre pochette. Le nostre richiestissime cinte gioiello, che rendono anche un semplice abito elegantissimo. Potete trovare anche tantissimi modelli di maglioncini da mettere sia sotto che sopra gli abiti. Quindi da noi potrai trovare tutti gli abiti per ogni occasione. I Love Abitini lo trovi a Ponte San Giovanni in via Manzoni 127. Per lo shopping online ci trovi su www.ilovabitini.it. Sei alla ricerca di un luogo dove poter avere una consulenza d'immagine? Benvenuta nel mondo dei colori. Prenditi una pausa per conoscere il trucco adatto ad ogni tuo impegno lavorativo e non. Il colore è un potere che influenza direttamente l'anima, diceva Kandinsky. Ti insegnerò a valorizzare la parte migliore di te con il make-up. E con l'armocromia individuerò i colori che più ti donano. Avrai uno strumento in più per comunicare al meglio la tua immagine. Quello del capello è un mondo complesso che sempre più necessita di formazione, metodo e conoscenza. Non sapete quale prodotto utilizzare o quale sia il prodotto più adatto? Io vi aiuterò in questo. Si farà un'analisi dettagliata con la microcamera sia della cute che del capello. Vi verrà fatta una scheda cliente dove da lì prenderemo tutti i vostri dati e mese per mese seguiremo l'evoluzione e l'avanzamento del trattamento. Abbiamo sviluppato inoltre un modello di consulenza digitale creando un profilo personale. Offriamo un servizio di vendita diretta con consegna, un supporto all'utilizzo domestico del prodotto. Contatta direttamente il nostro salone o segui la pagina Marta Taglioni Spa per Capelli. Marta Taglioni, la vostra spa per capelli. Natura e salute, le migliori soluzioni per la vostra bellezza. C'è un posto nel centro storico di Perugia dove puoi prenderti la tua meritata pausa relax. Benvenuta nella tua spa cittadina. L'uomo deve armonizzare lo spirito e il corpo, diceva Ippocrate, e il massaggio riesce a fare questo. In questi 25 anni di esperienza utilizzo strumenti da culture diverse, profumi della nostra terra, manualità le più complete. Questo armonizza corpo e spirito. Ma lo strumento migliore, lo strumento che io preferisco, sono le mie mani che danzano sul tuo corpo per un trattamento unico in totale relax. I capelli sono uno degli elementi del nostro corpo con cui comunichiamo di più. Il colore poi è il tema d'eccellenza, ma agenti chimici aggressivi spesso rovinano il capello e creano sensibilizzazioni cutanee. Per questo naturalmente crea due soluzioni di colorazione. Tone Color è la nostra colorazione vegetale. La sua caratteristica è di essere composto da olio di jojoba, olio di ricino, oli essenziali di arancio, acido oleico
ed è privo di sostanze petrolchimiche. Non abbiamo nickel né parabeni, in quanto l'olio è un grandissimo conservante di esso. Ora vi racconto del trattamento Color Plant Flower. Stiamo parlando di piante, foglie, radici essiccate e micronizzate, le quali vengono attivate semplicemente con dell'acqua calda ed il succo di agrumi. Il trattamento di colorazione Color Plant Flower è realmente una colorazione 100% biologica. Le caratteristiche di questi due trattamenti che maggiormente stupiscono sono quello di essere anallergici e ricostruttori del capello. Marta Taglioni, la vostra spa per capelli. Natura e scienza, la soluzione per la nostra bellezza. Vorresti un posto unico per i tuoi trattamenti viso personalizzati? Benvenuta nel posto dove la tua pelle ritroverà il sorriso. Amare se stessi è l'inizio di una lunga storia d'amore, diceva Oscar Wilde, e noi con amore e professionalità, dopo un'attenta diagnosi, uniremo prodotti performanti, tecnologie mirate e manualità per ottenere un trattamento viso combinato su misura per te, in totale relax. Qui si parla ancora di come la dama spiegò a Cristina della città che era destinata a costruire e che a lei spettava il compito di aiutarla a innalzare le mura di cinta, e poi le rivelò il suo nome. Sentite. Così, mia cara, a te tra le donne ha affidato il compito di progettare e costruire la città delle dame. E per realizzare quest'opera attingerai acqua fresca da noi come da chiare fontane. Noi ti daremo abbastanza materiale, più resistente e duraturo di quanto potrebbe essere il marmo fissato con il cemento. Così la tua città diventerà bella senza pari e durerà per sempre.
Non hai forse letto di come il re trasfondò la grande città di Troia con l'aiuto di Apollo? Minerva e Nettuno, che la gente di allora considerava dei, e di come Cadmo fondò la città di Tebe per volere degli dei? Tuttavia, quelle città, con l'andare del tempo, sono decadute e andate in rovina. Ma io ti annuncio, come una vera sibilla, che questa città che tu fonderai con il nostro aiuto non sarà mai distrutta né decadrà, ma rimarrà prospera per sempre, malgrado tutti i suoi invidiosi nemici. Per quanto potrà essere assalita da più parti, non sarà mai conquistata né vinta. La storia testimonia che molto tempo fa fu fondato il regno delle Amazzoni. Grazie all'iniziativa e all'impresa di molte dame di grande coraggio che disprezzavano la condizione di servitù. E fu mantenuto da loro per tanto tempo sotto il comando di diverse regine, dame nobilissime, che loro stesse eleggevano e che ben governarono e seppero conservare con forza i loro domini. Avevano molto potere e durante il loro regno conquistarono gran parte dell'Oriente, terrorizzando tutte le terre vicine, e furono temute anche dai greci, che erano allora il fiore dei paesi del mondo. Nonostante ciò, con il tempo la potenza di quel regno decadde, a tal punto che, come capita a tutti i regni terreni, se ne è conservato solo il nome. Ma questa città che tu costruirai sarà ben più forte. Per nostra comune decisione ho il compito di fornirti, per iniziare, una malta duratura e incorruttibile per scavare delle forti fondamenta e per innalzare tutto intorno delle mura grandi e spesse, con bastioni alti e forti e fossati, torrioni e palizzate, come si conviene a una città che si dovrà difendere bene e a lungo. Seguendo i nostri consigli, getterai delle fondamenta profonde, così da durare più a lungo. Poi innalzerai delle mura talmente alte da non temere nessun nemico. Figlia, ora che ti ho spiegato le ragioni della nostra venuta e affinché tu dia maggior peso alle mie parole, ti voglio rivelare il mio nome. Non appena lo sentirai, potrai capire che hai in me, se vorrai, seguire i miei consigli, una guida per la realizzazione della tua opera, così che non potrai commettere errori. Sono dama ragione, ora sai di essere in buone mani. Per il momento non aggiungerò altro. Qui Cristina racconta di come la seconda dama le rivelò il suo nome, il suo ruolo e come l'avrebbe aiutata nella costruzione della città delle dame. Quando la dama ebbe finito di parlare, senza che io avessi la possibilità di rispondere, la seconda dama cominciò così: il mio nome è Rettitudine e risiedo più in cielo che in terra, ma come raggio e splendore di Dio e messaggera della sua bontà sto fra i giusti e li esorto a fare il bene, a dare a ciascuno ciò che gli spetta, a dire e difendere la verità, a sostenere i diritti dei poveri e degli innocenti, a non usurpare i diritti altrui, a difendere la reputazione di chi è accusato ingiustamente. Sono scudo e difesa dei servi di Dio, mi oppongo alla forza e al potere dei malvagi. Ricompenso i sofferenti e premio chi fa il bene. Attraverso di me Dio manifesta i suoi segreti a coloro che ama.
Io sono il loro avvocato in cielo. Questa retta luminosa che mi vedi nella mano destra a guisa di scettro è la dritta regola che separa la ragione dal torto e mostra la differenza tra bene e male. Chi la segue non può sbagliare. È il bastone della pace, consiglio e appoggio dei buoni, che picchia e colpisce i malvagi. Che ti posso dire? Tutte le cose sono limitate da questa retta, le cui virtù sono infinite. Così sappi che essa ti servirà a misurare gli edifici della città che dovrai costruire e ne avrai certo bisogno per edificare l'interno di quella città. Innalzare gli altri templi, disegnare e costruire i palazzi, le case, tutti gli edifici pubblici, le strade, le piazze e ogni cosa necessaria perché sia abitabile. Sono venuta in tuo aiuto, questo sarà il mio compito. Non ti spaventare ora di fronte alle enormi dimensioni delle mura di cinta, poiché con il nostro aiuto e quello di Dio le edificherai perfettamente, senza lasciare spazi vuoti, le riempirai di belle dimore e magnifiche residenze e popolerai la tua città senza problemi. Cristina racconta come la terza dama le disse chi era e qual era il suo compito e come l'avrebbe aiutata a costruire le alte cime delle torri e dei palazzi e di come le avrebbe condotto la regina, accompagnata da dame nobilissime. Poi la terza dama parlò così. Cristina, amica mia, io sono Giustizia, la figlia prediletta di Dio, e la mia essenza procede unicamente dalla sua persona. Risiedo in cielo, in terra o l'inferno, in cielo per la gloria dei santi e delle anime beate, in terra per distribuire a ciascuno la sua parte di bene o di male che ha meritato, all'inferno per la punizione dei malvagi. Non parteggio per nessuno, perché non ho amici né nemici, né una volontà mutevole. Non mi convince la pietà, la crudeltà non mi smuove. Il mio unico compito è giudicare e distribuire a ognuno ciò che si merita. Io sostengo l'ordine di tutte le cose. Senza di me nulla sarebbe stabile. Io sono in Dio e Dio in me e siamo una stessa cosa. Chi mi segue non può fallire e la mia via è sicura. Io insegno a ogni uomo e a ogni donna onesti che mi vogliano ascoltare, prima di tutto come correggere, conoscere e riprendere se stessi, fare agli altri ciò che si vorrebbe per sé, dividere i beni senza favoritismi, dire la verità, rifuggire e disprezzare la menzogna, respingere ogni vizio. Questa coppa d'oro, fino che vedi nella mia mano destra, fatta come una misura abbondante, me la donò Dio, mio Padre, e serve a misurare ciò che è dovuto a ognuno. Ha il marchio del giglio della Trinità. È giusta con tutti, nessuno se ne può lamentare. Sulla terra gli uomini hanno altre misure che dicono provenire dalla mia, ma non è vero. Spesso essi giudicano in mio nome,
ma il loro modo, troppo abbondante per alcuni e troppo stretto per altri, non è mai giusto. Potrei intrattenerti a lungo sulle qualità dei miei compiti. In breve, io ho un ruolo speciale tra le virtù, perché tutte loro fanno parte di me. E noi tre dame che vedi qui siamo una stessa cosa. Non potremmo nulla l'una senza l'altra. Ciò che la prima dispone, l'altra ordina e mette in opera. Poi io, la terza, perfeziono e porto a termine. Così, per volontà di noi tre dame, ti aiuterò a completare e finire la tua città e sarà mio compito costruire le altre cime delle torri e delle residenze principesche e dei palazzi tutti d'oro fino e rilucente. A te la popolerò di nobili dame, insieme alla grande regina che ti condurrò, e a lei, eccellente tra le donne, andrà l'onore e il privilegio. In questo modo e con il tuo aiuto renderò la tua città perfetta, fortificata e chiusa da solide porte che chiederò al cielo e ne affiderò le chiavi nelle tue mani. Qui Cristina racconta di come lei parlò alle tre dame. Una volta conclusi i singoli discorsi delle tre dame, che avevo ascoltato con grande attenzione e che mi avevano risollevata completamente dallo sconforto in cui mi trovavo prima del loro arrivo, subito mi gettai ai loro piedi, non solo in ginocchio, ma completamente distesa davanti a loro in omaggio alla loro eccellenza, baciando il suolo intorno ai loro piedi, adorandole come fossero dei in gloria, cominciai a parlare così: «Oh dame di sovrana dignità, splendore dei cieli e luce della terra, fontane del paradiso e gioia dei beati, per quale ragione nella vostra altezza mostrate tale magnanimità da degnarvi di scendere dai vostri seggi pontificali e troni splendenti per venire da una semplice e ignorante studiosa in un luogo oscuro e turbato? Chi potrà rendere grazie sufficientemente a un tale onore? La pioggia e la rugiada delle vostre dolci parole sono discese su di me e la mia mente inaridita le ha assorbite, se n'è tutta rinfrescata e si sente pronta a germogliare presto e a dare nuove piante che daranno frutti di benefica virtù e delizioso sapore. Come mi sarà concesso un tale dono di costruire e dare ora al mondo una nuova città, come voi mi dite? Io non sono l'apostolo San Tommaso che in cielo costruì per grazia divina un ricco palazzo destinato al re dell'India. La mia fragile mente non conosce e non padroneggia l'arte o le misure. Ne ho mai studiato la teoria e la pratica delle costruzioni. E se anche queste cose mi appartenessero per studi fatti, dove troverei in questo fragile corpo femminile la forza necessaria per intraprendere una tale opera? Tuttavia, o mie adorate dame, per quanto ancora stupita di questa novità, so bene che nulla è impossibile a Dio e non devo dubitare che qualsiasi cosa intrapresa con l'aiuto e il consiglio di voi tre sarà presto portata a termine. Così rendo lode a Dio con tutte le mie forze e a voi dame
che mi avete reso un onore così grande affidandomi un nobilissimo compito che accetto con grande gioia. Ecco la vostra serva pronta a obbedire. Comandate, io obbedirò e sia fatto di me secondo la vostra volontà. Dunque, come sarà costruita la città, la meravigliosa città dell'Adame, con l'aiuto delle tre dee, lo scoprirete in una delle prossime trasmissioni. La città delle dame, Christine de Pizan. Spero che vi piaccia questo libro, vi risulti utile e interessante. Alla prossima con Cult Vision. Non mancate. Il programma è presentato da